Si vede che non siamo a posto perché abbiamo giocato specialmente il primo tempo con la paura addosso. E penso che non si possa giocare a pallacanestro con la paura addosso, si deve giocare a sbagliare, qualche domanda, bisogna avere la testa alta e poi è quando ci sono i momenti difficili che poi si esce fuori di questo momento. E a me non piace, scusate, e a me non piace vedere delle facce che tirano giù la testa, questo è stato bello. È stato che poi il terzo quarto c'è stato sicuramente un bellissimo atteggiamento e tutto. E poi alla fine siamo andati così avanti, cioè tiri liberi noi, loro hanno sempre creato questo gap qua di qua, di 3-1 e tutto, e poi alla fine mi è sbagliato dei tiri liberi e loro hanno avuto il tiro per vincere, cioè, voglio dire, la pallacanestro non sarebbe stata una beffa assolutamente, perché voglio dire, loro sono stati, hanno fatto una buona partita, però quando arriva si arriva che un giocatore a 6 su 6 nei tiri liberi gli ultimi due li sbaglia, perciò voglio dire, una tensione è da pagare. Questa vittoria sicuramente vale non doppio ma triplo, perché spero che ci sia un altro sentimento e un'altra faccia sicuramente all'inizio della partita. Abbiamo perso delle palle che non so neanche giustificare, perché l'ultima su una partita punto a punto a pochi minuti dalla fine c'è una palla che cade in mezzo a tre dei nostri giocatori che non la prendiamo, la prendono uno del loro. Cioè questo è proprio, questa attenzione può essere stanchezza, ma ci vuole avere una presenza totale e non avere dei buchi. Prego. Buonasera coach, ha detto tutto lei. Le volevo chiedere del fondamentale del tagliafuori, che quando ho iniziato a giocare a basket era la prima cosa che mi insegnavano per poter prendere i rimbalzi, dell'atteggiamento della squadra, perché lei è stato chiaro venerdì, ha detto io voglio vedere di che pasta è fatta la mia squadra. Probabilmente lei è un po' deluso al di là del risultato. E poi le volevo chiedere alcune scelte. È partito con un quintetto inedito, abbiamo visto Cardillo numero 4 per un minuto. Ci spiega queste... Ma Cardillo ci trasmette energia e volevo sicuramente avere un bel impatto sulla difesa e di tutto. E so che Phil Goss non ha un'autonomia per tanti minuti e perciò dovevo gestirla in questa situazione. E la faccenda di Cardillo è che in quella situazione ho preferito andare con Cardillo da 4 minuti piuttosto che giocare con i nostri due lunghi. Su un discorso di pericolosità loro, mi serviva un pochettino più che fosse pronto a fare dei cambi anche con 4 più reattivi. Ti ho detto tutto, o che ti ho detto qualcosa? Perfetto. Un'altra domanda? Sì. Buonasera, concitanto. Buonasera. Ho notato che in questa partita ci sono soltanto 6 giocatori del Brindisi che sono andati a reperto un po' poco, sembra quasi uno scuro tipo da capotornando qualunque. Perché ho notato tutto che Mesicek e Spangero quasi non sono entrati in partita, quindi è come se è stato costretto a diminuire le rotazioni. Non è la prima volta che uno Spangero gioca pochi minuti. Beh, Spangero, tagliamo subito il discorso di Spangero. Spangero ha giocato 2 minuti, poi quando è uscito non poteva più giocare perché si è fatto male al glutto. E De Mesicek ha giocato, però a quel momento lì, lo so che è un ragazzo giovane e tutto, però io ho bisogno che in queste partite che sono proprio di sanguigne ho voglia di vedere qualcosa di sanguigno in attacco, in difesa, un fallo, qualcosa di tutto. E lui è un ragazzo giovane, un ragazzo molto tecnico, però oggi questa qui era una partita da battaglia e lui probabilmente non è ancora pronto per queste cose qua. Grazie mille. Corso, hai trovato oggi le risposte che cercavi dopo le 3 sconfitte, soprattutto dopo l'ultima prestazione di Trento, o ti aspettavi qualcosa di più o di meno? No, mi aspettavo di più,
sicuramente mi aspettavo di più, mi aspettavo che quello che abbiamo fatto il terzo quarto l'avessimo fatto il primo quarto, proprio come approccio, proprio di questo, questo mi aspettavo sotto questo aspetto, però mi prendo questa vittoria come oro, perché voglio dire, è una squadra anche difficile da prendere, voglio dire, una squadra come loro, perché poi alla fine hanno trovato cose importanti anche da Lombardi, Canestri, sempre tiri liberi, perciò hanno trovato anche delle persone al di fuori magari dei punti, perciò complimenti a loro sotto questo aspetto, perché sapevamo che erano una squadra che correva molto, si muoveva molto, molto fisica, giocava tante situazioni con i due lunghi, poi senza i due lunghi, era difficile prendergli un pochettino le misure davanti a questo. È logico che noi, essendo anche in un periodo così, abbiamo partito un pochettino queste scelte. Sicuramente Nick ha giocato, ha fatto vedere la sua qualità migliore, perciò fino adesso, che è il tiro, e ha giocato un pochettino meglio di personalità, perché preferisco avere un giocatore che se la gioca così piuttosto che giochi proprio come un impiegato come gioca certe volte, perciò meglio questo, che magari oggi ha fatto anche canestro da te, magari sbaglia anche, ma che sia coinvolto nella partita, voglio vedere questa cosa qua. Ok? A posto? A posto, grazie mille.